4ª edizione del Festival Musicarte nel Parco. Nel Parco perché ci sono anche dei visitatori che hanno assistito ai concerti tantissimi anni fa, e i primi anni questo festival è stato svolto al Parco di Villa Sabucchi, e ci siamo spostati qui all'Aurum. Ormai sono 8 anni, in un'atmosfera molto più raccolta, perché al Parco era impossibile conciliare la musica con le feste, diciamo. Allora, questa sera è un concerto molto particolare. All'ultimo momento ho dovuto riassettare la scaletta, perché la pianista Simona Ciaccia ha avuto un lutto, molto un lutto. Però non tutti i mali vengono per nuocere. C'è un altro pianista bravissimo che starà per arrivare, più un duo di pianoforte e canto lirico, quindi è una serata articolata in 3 parti, quindi sono 3 concerti in uno. Più c'è anche un intervento della dottoressa Maria Cristina Napoleone, che è presente nel catalogo di Musicarte, perché ha aiutato questa manifestazione, se posso dire così. Allora, questa sera la prima parte è incentrata sul violino solo. Il violino è uno strumento che conosciamo tutti quanti. Suonare il violino solo non è facile, cioè no, suonare il violino non è facile, il violino solo è ancora più difficile, perché si è completamente scoperti, nudi, come una persona che sta completamente nuda. È uno strumento molto difficile, perché si suona per intonazione, quindi bisogna ricercare i suoni ogni volta, ad ogni frase, diciamo. E Silvia Monti, nonostante la sua giovane età, ha avuto io ho avuto la risposta positiva all'invito nella sua proposizione di solista. Poi quest'anno il festival è quasi tutto al femminile, quindi dico sempre il coraggio delle donne, nonché il coraggio delle artiste, no? Allora, Silvia Monti, classe 1996, so, 23 anni, quasi 23. Si è laureata sotto la guida del maestro Fiorini presso il Conservatorio Gaetano Braga di Teramo. Ha studiato e si è perfezionata con il professor Franco D'Annunzio, Bianca Maria Rapaccini e Ettore Pellegrino. Vincitrice di diversi concorsi nazionali, svolge attività concertistica in qualità di solista, come questa sera, anche in formazioni cameristiche e in qualità di orchestrale. Si è esibita in qualità di violino di fila con orchestre di rilievo, come l'Orchestra Giovanile Abruzzese, la Filarmonica d'Abruzzo, l'Orchestra Sinfonica del Conservatorio di Pescara e l'Orchestra Sinfonica Abruzzese, sotto la bacchetta di importanti direttori d'orchestra come Nicola Piovani. La vita è bella, no? Sappiamo, compositore, prego, della vita è bella, Luigi Piovano, Gianna Fratta e tanti altri. Nel 2017 ricopre l'incarico di violino di fila presso l'Orchestra Nazionale dei Conservatori Italiani, con la quale si è esibita su importanti palcoscenici come l'Arena di Verona, il Teatro Petruzzelli di Bari, l'Auditorium Parco della Musica di Roma, e in diretta di Rai 1 Silvia Monti ha suonato per la trasmissione televisiva Tutti a Scuola. Attualmente frequenta la Master di Alto Perfezionamento a Milano con il maestro Francesco Manara, e primo violino del Teatro alla Scala. Silvia Monti suonerà questa sera per tutti noi la prima sonata BWV, che è la sigla di catalogazione di Bach, no? Giusto? 1001 in sol minore, adagio presto. Poi la prima partita in si minore, double, e la terza partita BWV 1003 in mi maggiore, burré e giga. Vi prego cortesemente di spegnere i cellulari,
Ringrazio come sempre Giancarlo Raglieri, veramente tanto, soprattutto questa sera che è difficile fare questa ripresa, per la mandata in onda su YouTube del canale, diciamo, Musicarte. E ti ringrazio veramente tanto, ringrazio i volontari che ci siamo fatti una cultura musicale quest'anno, no? Quindi, però la musica con la R maiuscola, quindi lasciamo perdere, poi farò una piccola polemica sui giova, quello che sta succedendo. Silvia Monti, prego.